Eccoci qua, siamo per questa presentazione ufficiale del Grant Arcadia. Siamo con il capitano Esposito, sono un bel po' di anni, sei capitano ai gradi importanti, insomma. Quanto è importante appunto essere capitano qui con il Grant Arcadia, andrete a affrontare una stagione importantissima, Esposito. Andremo a affrontare una stagione importantissima, soprattutto dopo che abbiamo fatto un anno importantissimo l'anno scorso, nonostante un'andata quasi disastrosa. Ritorno invece ci siamo ripresi proprio da gruppo e ne siamo venuti fuori alla grande e quest'anno dobbiamo solo proseguire e portare sulla retta via quei pochi nuovi che sono arrivati, visto che abbiamo tenuto bene o male tutto il gruppo. Esattamente, Esposito, quindi si parlava dei nuovi giocatori, nuovi inserimenti, però restiamo alla stagione scorsa, si è faticato tantissimo, soprattutto nel giro di andata, poi nel ritorno addirittura 26 punti, probabilmente qualche rammarico e ottavi in classifica, Esposito. Sì, qualche rammarico per l'andata, perché abbiamo perso qualche punto, l'abbiamo buttato via noi, ma penso che su 30 partite se arrivi ottavo è quello che ci siamo meritati, quindi non meritavamo sicuramente di fare playoff, meritavamo di salvarci bene, ci siamo salvati bene e è stato per me un punto di partenza. Esposito, ecco anche qua, chiudiamo l'intervista, si parlava di nuovi giocatori, li ricordiamo a mente, Visconti, Moyes, Manara, Costantino, Sala, Redaelli, Fininguerra, spero di dimenticare nessuno, Milani, conosci qualche giocatore? Ci sono giocato insieme, due ritorni. Insomma, mi ricordo che insomma, hai giocato anche nel Mappello, insomma, in tante società e quindi sei un giocatore ben navigato ed esperto, diciamo, oltretutto il tuo ruolo è quello di difensore centrale, se non sbaglio, esatto. Esposito. Esatto, sì, no, beh, i nuovi due giocatori giocavano già con noi a Grenta, nel vecchio Grenta, Fininguerra e Moyes, poi Bessala abbiamo incontrato negli ultimi anni sia la Vibe che a Missaglia, Costantino anche, a punta davanti. Visconti, vabbè, lo conosciamo tutti perché anche nelle nostre zone, gli altri sono tutti ragazzi che sicuramente nel nostro gruppo si troveranno bene, noi dobbiamo essere bravi a farli integrare e poi serve solo quello nelle nostre categorie, integrazione, gruppo e voglia di fare il risultato, a prescindere dalla squadra che è stata costruita, se è costruita per la salvezza o quant'altro, questo non lo sappiamo neanche noi, però l'importante è fare gruppo, un gruppo solido dove tutti navigano dalla stessa parte e i risultati arrivano da soli dopo. Si parlava di semplicità, umiltà, si va in campo per vincere, direttore. Ovviamente si va in campo per vincere ogni partita. Partita dopo partita, settimana dopo settimana, lavorando in settimana con i tre allenamenti, col mister, col gruppo, si cerca di ottenere sempre il massimo da ogni partita. E chiaramente è così, però c'è anche equilibrio, c'è rispetto dell'avversario, diciamo tutto, vanno in campo anche gli avversari, la Grenta Arcadia va in campo, l'anno scorso ottavi in classifica al termine del girone, insomma al termine del campionato, quest'anno dove sono i limiti? Si alza l'asticella, si vuole mantenere la categoria, a suo modo di vedere, direttore? Vabbè, l'obiettivo principale è mantenere la categoria, quindi l'obiettivo principale è la salvezza. Poi, come ti ho detto prima, affronteremo partita dopo partita cercando di ottenere i tre punti. Poi, ovviamente, ci sarà la domenica che puoi ottenere i tre punti, ci sarà la domenica che ne ottieni uno, ci sarà la domenica che devi accettare anche la sconfitta, perché non puoi vincere 30 partite. Quindi l'obiettivo principale per noi è la salvezza. Oltretutto sono stati confermati Bosisio, il portiere, se non sbaglio Pennati, Perego, Plebani, Tentori, Esposito, il capitano, abbiamo appena intervistato Colombo, Pirola, Lanzo, Citterio, Ghezzi, Ciappesoni, non voglio dimenticare nessuno, Maggi. Quanto hanno questo peso, queste conferme qui alla Grenta Arcadia? Beh, abbiamo confermato lo zoccolo duro dell'Arcadia e dell'Olimpia Grenta di tre anni fa, quindi stai parlando di 13-14 giocatori. E poi abbiamo inserito 7-8 giocatori, e lo zoccolo duro c'è e i profili nuovi si devono amalgamare con questi giocatori, diciamo, anziani, ecco, per ottenere il massimo dei risultati. E il monitor è anche questo qua, della dirigenza della Grenta Arcadia, insomma, c'è da mettere tanto impegno e serietà, direttore. Io sono arrivato i primi di maggio e c'è stato come posso dire,
una ristrutturazione all'interno della società. Sono entrate nuove figure, affrontiamo questo percorso, almeno io personalmente lo affronto con molto entusiasmo, come hai detto tu prima e come ho detto prima ai ragazzi, serietà, semplicità e umiltà. Questo è quello che possiamo mettere subito in campo. Il mio pensiero è quello che dobbiamo fare quello che facevamo nella precedente gestione Olimpia Grenta, ovvero di essere un po' la mina vagante del campionato, quindi rispetto per tutti, ma ce la giochiamo a pari con chiunque, che sulla carta sia più forte o meno forte non cambia niente per noi, dobbiamo giocarcela per portare a casa il risultato sempre e uscire dal campo avendo dato tutto quello che potevamo, poi il risultato conta. Presidente, si è parlato sempre della prima squadra questa sera, però c'è anche da tenere in considerazione la rosa dell'Under 18 regionale, dei giovanissimi. Formazione, vogliamo di vedere quanto l'avete appunto presentata questa sera, si è creata in poco tempo. Sarà un campionato di qualità per questi giovanissimi? Noi ci aspettiamo che sia così. La ragione della fusione che avevamo fatto 3 anni fa era quella di arrivare con una prima squadra competitiva come era quella dell'Olimpia Grenta, con un settore giovanile forte sul territorio come quello che era dell'Arcadia. Quindi noi vogliamo proseguire con questa crescita del nostro settore giovanile. Pensiamo di aver inserito le persone giuste per fare questa crescita e per continuare, per far sì che il settore giovanile sia l'alimentazione della prima squadra del futuro, o della juniores e poi della prima squadra del futuro. Noi contiamo su questo. E quanto si è contato, ma quanto rammarico c'è, Presidente, per quanto riguarda i giocatori in uscita, Viganò, Caredda, Ripamonti, Lozza, Maggi, dobbiamo ricordarli, non ci sono più qui con la Grenta Arcadia, è andato tantissimo, però il rammarico forse rimane, qualche giocatore doveva forse restare, hanno fatto delle scelte personali, Presidente? Sono situazioni sicuramente diverse. Ci sono dei giocatori, Caredda, Viganò, che erano da anni nella nostra squadra, quindi sicuramente sul piano umano rimane riconoscenza per quello che hanno fatto in questi anni e un po' di dispiacere per delle scelte che poi sono state scelte personali dei giocatori, in fin dei conti. Dall'altra parte, comunque, sono fatti della vita, ci si incontra, ci si lascia, si ritorna. La cosa importante che dico sempre a tutti i giocatori è quella di lasciarsi bene con tutti nel caso, per preparare poi magari un ritorno nel futuro. Sono stati giocatori importanti che noi dobbiamo solo ringraziare per quello che hanno fatto nei vari anni che hanno partecipato a questa società. Se siamo qui è anche per merito loro, per quello che hanno trasferito, per la grinta, per l'entusiasmo che hanno trasferito ai loro compagni di squadra, e su questo li dobbiamo solo ringraziare. Poi la vita è fatta di incontri e di addii o di arrivederci in qualche caso.